Presidente, oggi presentate un progetto di valorizzazione del territorio, però contemporaneamente poi dal 14 ottobre saranno in atto dei lavori che andranno comunque a penalizzare questo territorio. Il suo punto di vista su questa chiusura del traforo, sui lavori che insomma dovrebbero protrarsi fino al 2027 e cosa insomma si potrebbe fare per cercare di mitigare la situazione? Innanzitutto questa chiusura andava condivisa con tutti i protagonisti del territorio, in particolare la provincia. Non c'è stata alcuna interlocuzione, tant'è che in mia premura sarà istituito un organismo, un tavolo, che potrà mettere insieme tutti gli attori e discutere di quelle che sono le problematiche, di quelli che sono i lavori da eseguire e come risolvere tutte queste problematiche che causeranno indubbiamente danni economici all'attività. Immaginiamo tutti i tir che non potranno più arrivare da Roma e dall'Aquila a Teramo e viceversa, già che danni che si stanno sommando ai disservizi della 14, questa città rischia di essere fortemente penalizzata, continuando a essere la cenerentola economica della regione Abruzzo. Quindi la prima cosa che chiederò sarà qual è il progetto proposto dal commissario. Ci saranno tecnici che hanno già preso questa documentazione e già hanno soluzioni che potranno evitare la chiusura, e questo è importante. Dovranno spiegarci perché vorranno continuare con la chiusura e non attuare altre soluzioni tecniche che potrebbero consentire di evitare questa chiusura, perché abbiamo l'obbligo di difendere l'economia della città di Teramo.